Bonfanti Enrico, presente. Rocchino Stefano, presente. Casati Giustino, presente. Togliatti Pietro, presente. Togliatti Pompeo, presente. Togliatti Riccardo, presente. Colombo Alessandro, presente. Colombo Luigi, presente. Colombo Giovanni, presente. Gravella Luca, presente. Grippo Francesco, presente. Nozio Angelo, presente. Gatti Ernesto, presente. Monzani Carlo, presente. Monzanica Pompeo, presente. Monzanica Terquato, presente. Panzeri Agostino, presente. Di Romano Felice, presente. Di Romano Giovanni, presente. Pozzoni Angelo, presente. Ramasio Alessandro, presente. Pamotti Angelo, presente. Rosa Carlo, presente. Cironi Carlo, presente. Signori Felice, presente. Quattolino Berlino, presente. Quattolino Castro, presente. Quattolino Giovanni, presente. Secondo guerra mondiale 1940-1945. Palossi Fiorentino, presente. Bonanomi Giacomo, presente. Bonanomi Luigi, presente. Emilio Carlo, presente. Corno Giuseppe, presente. Marconi Agostino, presente. Rosa Luigi, presente. Bonanomi Gerolamo, presente. Brambilla Antonio, presente. Natanio Ernesto, presente. Maggioni Angelo, presente. Montanica Giuseppe, presente. Sogni Vicenardi Marco, presente. Viva Virgilio, presente. Dispersi. Bonfanti Mario, presente. Colombo Virgilio, presente. Maggioni Antonio, presente. Guerra mondiale 1915-1918. Boffelli Cesare, presente. Boffelli Primo, presente. Brivio Francesco, presente. Castelli Giovanni, presente. Maggioni Enrico, presente. Pappelli Giuseppe, presente. Mauri Carlo, presente. Panzeri Innocente, presente. Di Romano Giovanni, presente. Redaelli Luigi, presente. Tagliabue Giuseppe, presente. Boffelli Pasquale, presente. Brambilla Luigi, presente. Cagliani Clemente, presente. Franci Guadagnoli, presente. Pappelli Giovanni, presente. Botta Luigi, presente. Panzeri Giovanni, presente. Verco Giovanni, presente. Di Romano Francesco, presente. Sella Angelo, presente. Seconda guerra mondiale 1940-1945. Dispersi Severino, presente. Castelli Battista, presente. Mazzoleni Mario, presente. Pozzoni Primo, presente. Poi abbiamo anche tre dispersi, quattro anzi. Brambilla Stefano, presente. Mauri Mansueto, presente. Panzeri Pietro, presente. Spreafico Ambrogio, presente. Tutti gli essi intervenuti. La lettura del messaggio del Presidente Nazionale in occasione della cerimonia del 4 novembre. Cari alpini, il 4 novembre è un appuntamento denso di significati. In primo luogo perché celebriamo la giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, ribadendo con forza il nostro attaccamento ai valori che, nel nome della patria, hanno fatto e fanno grande la nostra associazione. In secondo luogo perché quest'anno ricordiamo anche il centenario della traslazione all'altare della patria della Sama del Milite Ignoto, il soldato elevato a simbolo di tutti i caduti. Evento che proprio il 4 novembre verrà celebrato solennemente a Roma dalle massime autorità della Repubblica, dopo che, pochi giorni prima,
L'omaggio è stato reso sullo stesso momento dagli alpini in armi e da quelli dell'ANA, nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni di fondazione del Corpo degli Alpini. Ma quest'anno la data deve assumere per noi alpini una valenza ulteriore. Invito infatti tutti i nostri gruppi a stringersi, come negli scorsi anni, attorno a monumenti dei caduti dalle loro città e paesi e chiedi ai capogruppo di voler leggere l'occasione questo mio messaggio, per rivolgere tutti insieme un pensiero deferente ed affettuoso anche a tutte le penne nere che sono andate avanti a causa della pandemia che ha colpito così duramente il nostro paese. Nel loro nome e in quello di tutti i caduti proseguiamo quindi sulla via tracciata dai nostri padri e continuiamo nell'impegno di voler trasmettere, soprattutto ai più giovani, i valori che hanno sin qui retto il nostro operare. Viva l'Italia e viva gli alpini! Sebastiano Favaro, Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. Volevo anche dire due parole sulla presentazione del Mille Ignoto, avvenuta 100 anni fa, da Aquileia all'Altare della Patria. 11 salme sono state portate ad Aquileia per essere identificate e sono state prese dal fronte orientale su questi monti, sul massiccio del Pasubio, sul monte Ortigara, sul monte Grappa, a Conegliano, a Castellazzo, a Cortina d'Ampezzo, monte Rombon, monte San Marco, Castagnazza del Carso, che è ora in Slovenia, e monte Erma, nel caso Tristico. Queste 11 bare portate nella Basilica di Aquileia il 28 ottobre furono messe tutte in fila e la signora Maria Basizza è stato devoluto il compito di scegliere tra queste bare un soldato ignoto, non identificato, per essere traslato all'Altare della Patria. Dopo la scelta, altre 10 bare sono tuttora nel cimitero adiacente alla Basilica di Aquileia, mentre l'11ª bara è messa su un treno ed è stata portata da Aquileia fino a Roma, passando per circa 200 stazioni. Ad ogni stazione il treno si è fermato, ci sono stati gli onori al caduto e alla fine è arrivato a Roma pieno di fiori. È giunto a Roma il 2 novembre ed è stato messo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli fino alla mattina del 4 novembre, dove tutta la popolazione ha potuto sfilare per rendere omaggio a questo caduto. La mattina del 4 novembre poi è stato traslato sempre su un affuso di cannone con le autorità e quant'altro fino all'altare della patria e qui è sepolto. Questa persona è il ricordo di tutti i caduti dispersi nel conflitto del 15 dicembre. Vorrei un momento di silenzio in ricordo di tutte queste persone, soprattutto di quei ragazzi giovani che a 18 anni hanno lasciato la vita per la nostra libertà.